Futuris sulle tracce degli scienziati europei alla ricerca di nuovi tessuti funzionali e intelligenti. Nel pieno della stagione delle collezioni, Parigi ha accolto il salone del tessile più importante al mondo, Prima Visione. 742 espositori di una trentina di paesi differenti hanno messo in mostra le loro idee per la stagione autunno-inverno 2007-2008. Un labirinto di maglie, lane, jeans e cotoni, quest'anno anche qualche invitato speciale, come i tessuti definiti funzionali e intelligenti. Tessuti addirittura capaci di autodifendersi dalle macchie. Se un materiale tessile è normalmente piatto, con la nanotecnologia può assumere una struttura ondulata, come se avesse su di sé delle piccole montagne. Una struttura invisibile naturalmente. Così però lo sporco non resta più sul tessuto, ma scivola via. Adesso ci metto sopra un po' di ketchup. Ci rovescio dell'acqua e vedete come un tessuto bianco può disfarsi subito delle macchie. Tessuti antimacchie, antibatterio e antizanzare. Tessuti capaci di assorbire gli odori o ridurre la traspirazione. Tessuti che controllano il ritmo cardiaco o la respirazione. Tessuti che regolano la temperatura del corpo. Tessuti impermeabili oppure ultrapermeabili. Tessuti che idratano la pelle o rilasciano profumi. Tutto un universo in piena espansione sul mercato europeo e sul quale lavorano già molti centri di ricerca. Qui siamo in Belgio, vicino a Liegi. Questo piccolo centro è in realtà un laboratorio di vestiti del futuro. È qui che gli scienziati immaginano i vestiti intelligenti e funzionali dell'ultima generazione. È in questa sala che Martin de Geldre dà forma ai suoi sogni. Ecco un inventario dei prototipi. Qui troviamo un prodotto interamente fatto a maglia. Questa tastiera è flessibile e permette di trasmettere diversi comandi. Se schiacciate sui tasti potete attivare diverse funzioni. È un sistema studiato soprattutto per i disabili, per permetter loro ad esempio di aprire la porta del garage o di accendere la televisione con un certo codice. Abbiamo anche un vestito che permette di controllare le diverse funzioni del corpo, come la respirazione o il ritmo cardiaco. Il tutto avviene attraverso alcuni elettrodi che vengono appoggiati direttamente sul corpo. Possiamo anche introdurre dei LED luminosi sui tappeti piatti. Questo servirebbe a marcare un tracciato su una via di soccorso, al buio o anche solo per realizzare belle combinazioni di luci. Abbiamo utilizzato anche le fibre ottiche direttamente nella maglia. Sono integrate nella fabbricazione per dare luminosità al tessuto. Può servire anche per creare rivestimenti di sicurezza all'esterno oppure all'interno, come dei pavimenti luminosi o dei muri con disegni. Torniamo al prototipo più complesso, la tastiera tessile. Fornisce già le stesse funzioni di una semplice calcolatrice utilizzando pochissimi componenti elettronici. Fondamentali sono le fibre metalliche di acciaio inossidabile all'interno del tessuto, come ci spiega il ricercatore Jean Léonard, che ha impiegato 2 anni per sviluppare il prototipo. Oltre alle fibre convenzionali che sono isolanti, abbiamo utilizzato anche fibre conduttrici di tipo metallico. Il principio è che finché non si fa pressione non c'è contatto tra i due strati di fibre metalliche. Il contatto elettrico avviene quando si preme, inoltre c'è una parte microelettronica che è stata miniaturizzata il più possibile per non rovinare il tessuto. Lo scopo è infatti quello di conservare le proprietà del tessile, cioè l'elasticità, la comodità. Elasticità e comodità sono queste le due parole chiave dei vestiti funzionali e intelligenti. Yvette Rogistet è la responsabile del laboratorio di microbiologia. Cerca di scoprire i misteri biologici dei materiali tessili con l'aiuto di un grande microscopio. La ricerca le permette di capire come reagiscono le fibre di certe nanoparticelle, per esempio quelle che sprigionano profumi sui vestiti a cui vengono applicate. Sono microcapsule contenenti un profumo che poi si ritrova nelle fibre di cui è fatto il tessuto.
Quello che cerchiamo di fare ora è individuare le microcapsule e la loro distribuzione nel tessuto per capire dove si trovano e quanto sono grandi. Con la lavorazione del tessuto, queste microcapsule devono esplodere per poter liberare il proprio profumo. Nel caso specifico abbiamo evidenziato la presenza di microcapsule che sono esplose e quindi hanno liberato il profumo. Molto attivo in tanti programmi europei di ricerca è anche l'Istituto francese per il tessile e l'abbigliamento. In questo centro vicino a Lione l'istituto effettua ogni sorta di controllo sui materiali tessili: resistenza alle temperature estreme, resistenza al fuoco, resistenza allo strappo, resistenza all'acqua. Gli ingegneri programmano i materiali del futuro seguendo diversi parametri, come per esempio la morbidezza. Una volta scelto, il tessuto è fabbricato in un modo particolare per essere poi integrato in un modello virtuale. È così, infatti, che nascono le collezioni virtuali. Affinché questi modelli diventino realtà, sono necessarie macchine come queste. Si tratta di una macchina al plasma. In un vuoto totale, i tessuti sono messi in contatto con diversi tipi di gas: azoto, ossigeno, gas fluorato o ammoniaca. Jacques Maguen è capace di alterare le proprietà delle superfici tessili. Con un gas fluorato il cotone diventa impermeabile, mentre l'azoto rende bagnabili alcuni tessuti sintetici. L'azoto si disgiunge e cerca di introdursi nella materia. Con l'azoto si può rendere l'acqua un plasma e quasi fissarla alla superficie di un prodotto tessile. Mettendolo poi a contatto con altra acqua si creerà una grande affinità e si sarà ottenuto un tessuto che si bagna molto facilmente. Questo permette di pulirlo, di renderlo traspirante o aderente. A contatto con un gas fluorato il cotone diventa impermeabile, così quando piove l'acqua scivola via, senza però perdere nulla della morbidezza del cotone. In queste fabbriche si lavorano i fili del futuro. Christophe Angelos cerca di sviluppare dei fili in polipropilene che siano più resistenti alle alte temperature. Il polipropilene è mescolato con delle microparticelle chimiche ancora segrete. L'insieme viene triturato e fuso, prima di essere trasformato in fili. Cambiando le condizioni di fabbricazione, si ottengono proprietà differenti. È tutto polipropilene, ma abbiamo variato le condizioni di realizzazione dei fili, come la temperatura di estrusione, la velocità di avvolgimento o il tasso di stiramento della materia, tutto per ottimizzare le condizioni di produzione dei fili. Afin d'optimiser les conditions d'obtention du fil. Fili che poi vengono sottoposti a dei test come gli altri ricavati all'interno del centro. L'obiettivo è capire se possono essere utilizzati per i tessuti intelligenti del futuro.